parliamo di Nova Jolly e parliamo di tante situazioni, non ci sentiamo un po' di tempo. Sconfitta contro Adrano che pesa, sconfitta contro Viola nel 17 che probabilmente era preventivabile, anche se questo gruppo ha dato veramente tanto. Beh, rispetto, cioè la sconfitta con l'Adrano assolutamente non ci pesa, perché era, al contrario di quanto dice l'amico Santo Suraci, era un traguardo che noi non ci aspettavamo, perché siamo di categoria un anno più piccoli, perché la categoria comprende i 92, 93, 94, noi siamo tutti 93, 94 e non credevamo, insomma, anche perché il Catanzaro ha dei buoni elementi, non pensavamo di conquistare il titolo regionale, quindi è stato un successo che non ci aspettavamo. Volevo dire, comunque, anche lì con l'Adrano noi potevamo farcela, c'erano qualche buon elemento 92, c'era, ma comunque i ragazzi ce la potevano fare, quindi diciamo che tutto sommato siamo contenti di quest'Under 19, di come è andato e del successo che hanno avuto, anche perché ci ho sempre creduto, perché visto il lavoro che ha fatto Gianni Tripodi, insomma, nel corso dell'anno io ci credevo, e anche i ragazzi per la fine hanno dimostrato che ci hanno creduto fino in fondo anche loro. L'Under 17 purtroppo questo gruppo, se era gestito in maniera diversa dall'inizio dell'anno, avrebbe dato qualcosa in più. La PEC è stata anche societaria, perché abbiamo fatto una scelta, perché Dario Costa e Rizzo non si sono mai allenati con gli altri, quindi perché preferivamo lasciarli con la C2, sono scelte che abbiamo fatto, e naturalmente questo ha portato all'incomprensione in campo con gli altri e tutto quanto. E quindi potevamo giocarcela, così come abbiamo fatto nella partita precedente, abbiamo perso i 4 punti, però quando si va via di testa poi finisci per non giocarti più la partita, e magari devi poi cercare le soluzioni migliori, per, come la zona, come questo, come quell'altro, per cercare di tamponare quelle che sono i fatti successi all'interno della partita. Uno dei successi migliori e più evidenti di questa stagione è sicuramente una regular season di C regionale veramente stupefacente, un gruppo di giovani che ha vinto la Serie D l'anno scorso, che si è ritrovata per larga parte del torneo a combattere per il primo e secondo posto. È arrivato il terzo posto, adesso c'è una sfida contro Catanzaro davvero dura, anche perché i giallorossi hanno tanta voglia di riscattarsi dopo due sconfitte in stagione regolare, più quella giovanile. Sì, sicuramente, però voglio dire, per noi, ti ripeto, già con i 93-94, il primo anno di C2, è già un successo essere arrivati dove siamo arrivati, quindi siamo ben contenti di questo. Certo, non è che ci deve bastare, non ci basterà mai niente, quindi dobbiamo continuare il nostro percorso e lottare fino alla fine. I ragazzi stanno lavorando bene, alcuni devono maturare di testa, perché il buon giocatore, io continuo a ripetere, come lo ripeto ai miei ragazzi, non è quello che segna 40 punti, ma è quello che gioca di testa, che dà l'anima alla squadra, che difende e si sacrifica per la squadra, che recupera palloni, perché tu sai benissimo che se io in attacco segno 40 punti ma ne prendo 50, non è servito a niente, la partita la perdo lo stesso. Quindi massimo sacrificio, massima disponibilità, solo attraverso questo si può arrivare a dei risultati soddisfacenti. Per 17 un caso abbastanza particolare, che francamente dagli spalti non abbiamo capito perché Dario Costa, il giocatore più prolifico di quella squadra, ha giocato così poco, e soprattutto nei primi due quarti e poi basta praticamente. È perché Dario Costa è uno di quei giocatori, come dicevo prima, che deve giocare prima di testa e poi tutto il resto, perché dove manca la tecnica e il fisico, magari giocando di testa qualcosa puoi sopperire, ma se al contrario non puoi sopperire, se non ci sei di testa puoi avere tutte le qualità tecniche e fisiche, però se non ci sei di testa deve imparare a superare alcuni momenti, a giocare per la squadra e con la squadra in qualsiasi momento. Un giocatore matura attraverso queste cose, queste esperienze. Se non è pronto a sacrificarsi per la squadra, a dare tutto, a prendere la squadra in mano e portarla fino alla fine, anche in eventuale vittoria, allora vuol dire che deve ancora maturare, e di questo la società ne terrà conto. Quindi se deve ancora maturare vuol dire che i passi che avrebbe potuto fare si rallenteranno per cercare di farlo maturare prima di testa e poi tutto il resto.